Beh, soprattutto dalla richiesta fatta dal gruppo attuale di amministrazione, dalla totalità del gruppo di amministrazione, che mi ha chiesto appunto di continuare il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni. Sono stati purtroppo 5 anni difficili, perché magari ci stiamo dimenticando, ma sicuramente siamo passati da 2 anni di pandemia che ci ha bloccato un po' quello che poteva essere il nostro lavoro, il poter svolgere l'attività, diciamo, di amministratori. È stata una grossa tragedia, soprattutto umana, ma poi abbiamo avuto anche il discorso della guerra, e quindi il problema dell'energia, del costo dell'energia, che anche quello ci ha provato, perché non è stato facile sicuramente per nessuno. Quindi in questi 5 anni, che diciamo poi alla fine sono stati 3, siamo riusciti in ogni caso a portare avanti quello che avevamo promesso nel programma ai nostri cittadini. C'è la piena volontà, come dicevo, della totalità della squadra, una squadra che in parte verrà anche rinnovata, e quindi abbiamo pensato di riproporci agli orsaghesi chiedendo la loro fiducia per i prossimi 5 anni. Ecco, quali saranno i punti principali del suo programma elettorale? Beh, direi innanzitutto proseguire quelle che sono state già in precedenza, lavori precedenti. Abbiamo dato priorità a quello che potevano essere anche il discorso sicurezza. Non a caso abbiamo ristrutturato la scuola primaria, quindi abbiamo fatto un adeguamento sismico e una parte anche per quanto riguarda il discorso energetico. Adesso abbiamo intenzione di proseguire, proprio finiamo in questi giorni, proprio vengono finiti i lavori, e l'intenzione nostra è poi proseguire e mettere in ulteriore, diciamo, sicurezza anche la scuola secondaria. Di conseguenza poi anche per quanto riguarda il discorso della sicurezza anche per i cittadini, abbiamo intenzione di potenziare quello che sono anche la videosorveglianza, proprio con nuove telecamere, per scoraggiare anche, abbiamo avuto anche dei furti adesso negli ultimi giorni, per scoraggiare proprio anche queste persone, questi delinquenti, dico, che vanno soprattutto a violare quello che è la privacy delle nostre persone nelle loro case. Poi un occhio di riguardo sicuramente l'abbiamo nel sociale, un sempre importantissimo, perché diciamo che dobbiamo avere sempre più attenzione per quanto riguardano i nostri giovani e anche i nostri anziani. Abbiamo una popolazione di anziani, che dico per fortuna, perché vuol dire che la qualità della vita e la possibilità di poter avere una vita più a lungo porta però a avere questa una popolazione maggiore di anziani, e quindi dobbiamo avere un occhio di riguardo anche verso queste persone. Altro argomento direi che è importante, che ci teniamo tantissimo, anche per quello che riguarda l'ambiente. Qualche idea ce l'abbiamo anche là, perché credo che sia importantissimo poter valorizzare, dare un'importanza maggiore, ma soprattutto mettere in condizioni poi anche i nostri giovani di poter avere un ambiente migliore, e quindi anche questo sicuramente sarà una delle cose che noi punteremo. E poi dico, siamo, come deve essere per i buoni amministratori, siamo aperti a tutte quelle che saranno le proposte, le idee che tutti gli orsaghesi, tutti i nostri concittadini ci chiederanno. E credo che sia importantissimo come amministratori saper anche ascoltare, e questo credo che sia una cosa che noi dobbiamo fare. Dico sempre che non siamo là a livello personale, ma siamo là e abbiamo chiesto e chiederemo la fiducia delle persone, e quindi questo ci responsabilizza e ci rende ancora più vogliosi di poter fare le cose nel miglior modo possibile. Ecco, questo sì.